Dalla cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini di Foggia, la chiesa di Sant'Anna che ha raccontato la storia di Padre Pio nel 1916, un minuto di storia con Padre Pio. Oggi vi raccontiamo quello che è accaduto il 16 di aprile del 1918. Pochi sanno che in quell'anno, l'anno della stigmatizzazione di Padre Pio è stato a San Marco la Catola. Infatti lui in questa giornata andò a San Marco la Catola per incontrare il suo direttore spirituale, nonché ministro provinciale, Padre Benedetto da San Marco in Lamis, per sciogliere alcuni dubbi. Lui doveva restare a San Marco la Catola per qualche giorno, ma non riuscì a ritornare a San Giovanni Rotondo subito, perché in quell'anno, in particolar modo in quelle settimane, ci furono delle abbondanti piogge che non gli permettevano di ritornare verso il Gargano, e stette a San Marco la Catola per circa un mese. Era andato da Padre Benedetto per sciogliere alcuni dubbi, ma in particolar modo erano due le pene acute su cui lui rifletteva spesso e chiedeva al suo padre spirituale delle risposte. Non riuscire a salvarsi l'anima e non guidare bene le anime. Queste erano le due pene di cui soffriva. Infatti nel 1918 le lettere che lui scrive al direttore spirituale presentano un Padre Pio sempre dolente, smarrito in questa notte buia. Egli passava le sue giornate tra il confessionale, l'altare e la preghiera. In Padre Pio il contrasto tra la bontà di Dio e la propria indegnità gli ha aperto un vero e proprio vuoto. Il povero Padre Pio non avvertiva più la presenza di Dio, una risposta che però arriverà immediatamente dopo qualche mese, dapprima il 5 agosto del 1918 con la trasverberazione, poi da lì a qualche mese a settembre con la stigmatizzazione.